Benvenuti a questo nuovo video nel quale, come potete vedere, ci stiamo parlando di persona un'altra volta, come poche volte già nel passato, e il motivo è molto semplice, è dovuto al tema di questo video, nel quale vi voglio presentare uno strumento molto carino per gestire appunto le riprese proprio con la webcam, come quella che sto usando adesso. Se avete già visto i miei video precedenti, avrete notato che uso proprio questo programma, come vedete qui il titolo, GUVC Video, per mettere sul video appunto la webcam, le immagini che sta riprendendo in questo momento la webcam integrata nel mio PC portatile, e proprio per appunto parlarci di persona. Però di recente, fra le varie notizie che passano nel web, ho visto un interessante strumento che migliora ulteriormente la presentazione dell'immagine della webcam sul video. E vedremo fra un attimo cosa intendo con migliora. Ecco, prima di iniziare però con la vera tematica di questo video, voglio aprire una breve parentesi, come faccio praticamente sempre quando ci vediamo a quattro occhi, per così dire, e cioè mi prendo un attimino di tempo per ringraziare tutti voi che così gentilmente vi siete iscritti o iscritte a questo canale e che di volta in volta, ogni volta che ci incontriamo di persona, aumentate sempre. Quindi è d'obbligo che io mi prenda questo piccolo spazio per ringraziarvi per la vostra gentilezza e per il seguire questo canale. Come potete vedere, ormai siamo giunti qua a quota 266 iscritti e quasi 70.000 visualizzazioni. Ecco. Mi sembra, se non erro, ricordare così a memoria, che l'ultima volta che ci siamo visti così personalmente, mi sembra fossimo arrivati a un centinaio o poco più di iscritti, quindi vedete che ogni volta vengono incrementati e di questo veramente ve ne sono grato. Vi sono grato per il vostro interesse e anche per la vostra gentilezza quando commentate i video, che questo è molto importante, non è per niente scontata nel mondo di YouTube. Grazie ancora e adesso passiamo appunto al tema di questo video. Webcam, dicevo, ecco. Ci sono, diciamo così, colleghi di YouTube che hanno l'abitudine di mettere comunque sempre la propria immagine nei video, altri come me che occasionalmente o quando veramente serve si mettono in prima persona nell'immagine del video e tralasciano quando non è indispensabile. Comunque, sia gli uni sia gli altri, ogni tanto abbiamo bisogno appunto di un programma come questo, GUVC Video, per rappresentare noi stessi ripresi dalla webcam appunto mentre stiamo parlando. Ecco, allora GUVC appunto è di solito la soluzione che io trovo migliore in questo momento, anche perché l'alternativa di GNOME, ufficiale di GNOME, diciamo CIS, che si chiama CIS, trovo che abbia ancora troppi problemi. Parecchi problemi di funzionamento proprio, di interruzioni e di errori di programma che non lo rendono sufficientemente, a mio parere, a mio modo di vedere, affidabile per questo compito. E quindi mi sono affidato a questa alternativa GUVC Video che va benissimo, che fa il suo compito, svolge il suo compito egregiamente. Di cosa sto parlando però? Di un'ulteriore alternativa apparsa di recente, appunto, dicevo all'inizio del video, fra le notizie del web che passano, notizie tecniche, tecnologiche, e vi sto parlando precisamente del programma CamDesk, eccolo qua, si chiama così, chiamato così dall'autore del programma, ed è un'alternativa appunto a programmi come GUVC per rappresentare, per mostrare la webcam a video, il lavoro della webcam. Allora, caratteristiche di questo
CamDesk. Dunque, prima di tutto, ecco che magari se mi sposto un attimino da parte do meno fastidio, ecco, chiudo il canale e mi posiziono sul sito dello sviluppatore di CamDesk, così lo potete vedere e naturalmente il link, questo link ve lo lascerò come sempre sotto nella descrizione del video. Allora, questo è un programma in linguaggio Python, che è uno dei tanti linguaggi di programmazione che esistono nel mondo dell'informatica. E non si installa nulla, ecco qua, non si installa nulla perché appunto allo stato corrente non è un pacchetto che si trova in Ubuntu Software Center, ma si scarica da qui, dal sito, mi devo spostare di là, scusate, dal sito appunto dello sviluppatore, si preme download. Si sceglie Linux e si può scaricare qui, download il programma, appunto. Ecco, quindi non si installa nulla perché è un programma in Python che viene scaricato così com'è ed eseguito direttamente così com'è senza installare nulla sul vostro sistema. Ecco, questo programma, proprio perché non viene distribuito come gli altri, almeno fino allo stato corrente, non viene distribuito come pacchetto, non si occupa e non si preoccupa delle eventuali dipendenze che ha bisogno per funzionare. Dipendenze si intendono librerie e altre parti di programmi e di sistema già installate o meno sul vostro PC per poter funzionare. E queste le dovete verificare. Le dipendenze sono descritte qui, vedete, requirements. Avete bisogno ovviamente di Python, ma su Ubuntu non c'è problema, è sempre installato di base perché è molto usato nel nostro sistema operativo. V4L sono librerie di video, grafiche video, quelle che vi mostrano le immagini, ma non c'è problema, sono installate. GStreamer pure, sistema multimediale base già installato. Una webcam, ovviamente, se no cosa ve ne fate di un programma che gestisce una webcam. E queste librerie, questi sono nomi da prendere così come sono. Io ho constatato che sul mio sistema Ubuntu, installato a nuovo non molto tempo fa, le ho già queste librerie. Non so se perché nel frattempo ho già installato dei programmi che prevedevano a loro volta queste librerie e me le sono ritrovate installate o meno. Comunque, se voi scaricate il programma CamDesk e non vi funziona, andate a verificare se queste librerie, soprattutto queste, sono installate sul vostro sistema. Se non lo sono, aprite Ubuntu Software Center, le cercate, le installate e poi vedrete che il programma vi funziona. Questa era solo una premessa tecnica prima di poter partire ad usarlo, il programma. Allora, poi, ecco, cos'è quello che io trovo il vantaggio che potrebbe portare questo programma al posto di, per esempio, GUVC, come quello che sto usando adesso. Che cos'è? È il fatto che, come vedremo fra un attimo quando lo farò partire, permette di avere l'immagine della webcam senza bordi nella finestra. Cosa si intende per bordi? Si intende il titolo, per esempio. Vedete che GUVC già limita al minimo l'ingombro della finestra al di fuori dell'immagine che dà la webcam, perché lascia solo il titolo con i pulsanti di gestione della finestra, ma comunque c'è il titolo. Ecco, CamDesk, come appunto vedremo fra un attimo, permette di avere solo ed esclusivamente l'immagine della webcam. Allora, è alla prima versione, già l'autore sulla sua pagina iniziale dice che, cioè lo sviluppatore intendo del programma, dice che sicuramente a breve apporterà ulteriori miglioramenti, ma questa prima versione già funziona egregiamente e lo possiamo vedere adesso. Quindi spengo GUVC, quindi per un attimo sparirò dal video e sentirete solo la mia voce, e vado a prendere appunto il programma CamDesk. Ecco, quando l'avete scaricato dal sito, sarà un archivio compresso CamDesk, che contiene appunto questi due file, dei quali uno è l'icona e l'altro è il programma .py, che sta appunto per programma Python. Vedete che il tipo Ubuntu riconosce questo tipo di file come uno script Python. Ecco. Come si fa a farlo partire? Semplice, come per tutti i programmi, un doppio clic sull'icona, noi lo facciamo partire. Siccome uno script vi chiede la conferma di farlo partire,
voi confermate con esegui e vi si presenta un rettangolino qui in mezzo allo schermo bianco, per il momento bianco, che è già la finestra dell'applicativo. Voi potete anche spostarlo tenendo premuto il tasto Alt e con il mouse potete spostare. Comunque vi si presenta bianco perché la webcam non è ancora attivata, non è accesa. Allora, il programma per il momento funziona tutto a shortcut o a tasti funzione del vostro PC. Qui ne ho raccolti quelli che servono. Vedete l'F1, se voi premete F1 si accende la webcam. Lo facciamo. F1. Ecco qua che sono ricomparso. Mi vedete? Quindi mi rimetto un po' magari qui nell'angolo. Eccomi qua. Ecco, vedete che per questioni di proporzioni, di default, per difetto del video, di dimensioni, c'ho delle barre nere sopra e sotto, ma vi farò vedere che si può anche regolare la grandezza per togliere queste bande nere sopra e sotto. Però vedete che l'applicativo CamDesk in quanto tale non ha né bordi delle finestre né barra del titolo, niente, puramente l'immagine della webcam ed è una finestra con la sua ombretta, tutto come le altre finestre, ma soltanto che serve a rappresentare la vostra webcam. Quindi ho premuto il tasto F1 e si è accesa la webcam, l'F2 la spegne, adesso non lo faccio così gli resto in immagine, comunque fa esattamente al contrario di F1, spegne la webcam, che è da fare prima di spegnere il programma. ESC, se voi premete il tasto ESC quando avete cliccato nella finestra, il programma finisce. E poi c'è F5, premete F5 per le preferenze. Ecco, premo F5, dov'è qua? Ecco, appare una finestra delle preferenze che per il momento cosa presenta? L'opzione PIN che sta per tenere sempre la finestra in primo piano. Ovviamente, perché se state riprendendo la webcam io posso fare clic da qualche parte qui e far sparire inavvertitamente la webcam perché sto lavorando sul resto della schermata del mio PC, ma appunto per difetto il programma CamDesk parte con il PIN attivato e quindi vedete che resta in sovraimpressione, lo vedete, resta in primo piano. Poi c'è uno slider qui, un regolatore della trasparenza, perché vedete che io posso anche farmi sparire in trasparenza temporaneamente, almeno magari per mostrare qualcosa che c'è sotto la finestra senza doverla spostare, mi posso anche far sparire, poi mi faccio riapparire 100%. E poi ci sono due campi qui con larghezza, width, e altezza, height. Ecco, questi permettono di regolare appunto la grandezza dell'immagine della webcam e volendo far sparire le due barre nere qui, i due bordi neri sopra e sotto. Allora, per esempio, mi sono marcato una dimensione che funziona allo scopo, 300 di larghezza per 170 di altezza, si fa ok e vedete che sono spariti i due bordi superiore e inferiore. Ecco qua, vedete che occupo poco spazio, io ci sono, vi posso parlare, né più né meno che con l'altro programma, però c'è un ingombro minore, è un po' più raffinata la cosa. Fate exit dalle proprietà, così sparisce anche quella finestra. Io mi ritrovo con la nostra webcam senza nessun ingombro grafico al di fuori dell'immagine. Ecco perché ho deciso di presentarvi questo CamDesk, perché lo trovo veramente molto carino, molto leggero come programma, occupa poche risorse e serve proprio allo scopo, fa il suo lavoro. Ovviamente non ha altre funzioni come GUVC che abbiamo visto prima all'inizio del video, quello permette anche di scattare delle immagini statiche, di fare dei video, di registrare proprio il video della webcam che sta registrando a sua volta, quindi è più ampio come funzionalità. Questo CamDesk serve proprio per il suo minimo scopo, ma molto pratico e lo fa molto bene, quello di presentare la webcam a video per chi desidera o per chi ha necessità di mostrarsi o di mostrare qualcosa con la webcam mentre sta registrando il video. Ecco, ho terminato, spero vi sia piaciuto questo
questo video, che l'abbiate trovato interessante. Vi ringrazio come sempre per l'attenzione, l'ascolto e la visione. Un saluto e alla prossima. Ciao ciao!